Ciao ragazze, allora, manco da qualche giorno, che per alcune magari non è tanto per chi è abituato a seguirmi. Sai che io bene o male ho caricato dei video sempre, quasi sempre, con frequenza quasi giornaliera. Diciamo che vabbè, il periodo è un po' così per vari motivi. Alcuni sanno, alcuni non importa, non ho intenzione di farglielo sapere. Però vabbè. Diciamo che ci sono varie motivazioni più serie, tra quelle meno serie invece c'è sicuramente il fatto che dopo quel putiferio, di cui non voglio più assolutamente dire niente, mi scuseranno se magari non risponderò ad altri commenti sotto il video in cui ne parlo, a cui non ho volutamente dato un titolo specifico, ma siccome io ho già detto la mia in quel video, non, insomma, trovo superfluo rispondere a ulteriori commenti. Però oggettivamente secondo me l'aria si è fatta un po' pesantuccia. La noto da chi magari anche involontariamente lancia una battutina in qualche video e insomma. Perché sto facendo questo video? Ma intanto un po' per farmi vedere, un po' per farmi compagnia, impegnare delle ore un po' così morte. Così vi faccio vedere un po' alcuni prodotti che ho terminato, vi parlo di un paio di cose. Intanto volevo dirvi che sto preparando un po' il video per farvi vedere come faccio gli stickers per le unghie. Prima di farlo però vorrei provare a prendere quelli di Essence, togliendo quelli ovviamente i loro adesivi, e provare a utilizzare quelli per vedere se come supporto funzionano bene, perché costano poco. Poi ve ne parlo comunque meglio. Tanto vi faccio vedere questi due smalti, anzi, che sono arrivati da poco lì dove lavoro, e sono questi due di L'Oreal, che costano 3,50 euro, però costano poco, ma contengono, mi pare, 4 o 4, 4,5 ml, adesso non mi ricordo, 5 ml, scusate, 3,50 euro, vabbè, costano meno di quelli Pupa. L'unica cosa, i colori sono stupendi, ci sono dei colori stupendi, l'unica cosa è che secondo me non si stendono bene perché sono troppo densi. Sicuramente questo dipende dal colore, o forse di più dal finish. Questi qua sono cream, quindi senza perlature né niente. Questo l'ho preso, vabbè, perché ovviamente il mio colore preferito in assoluto, come saprete. Questo qui l'ho preso perché mi è sembrato molto simile ai prodotti di Chanel. Avevo intenzione di andarlo a vedere meglio, messo accanto a questo. Lo andrò a vedere in profumeria. E poi l'altra cosa che vi volevo dire, siccome il mio canale è cresciuto per fortuna, insomma, è cresciuto molto velocemente, perché abbiamo già superato, cioè sembra ieri che ho fatto il giveaway dei 1000 iscritti, siamo già quasi a 1000, cioè siamo a più di 1700. Quindi sicuramente molte non lo sanno, o comunque forse è meglio mettere i puntini sulle i. Io sono la blogger ufficiale del marchio Paola P Makeup, motivo per cui uno, ovviamente mi regalano i prodotti. Questo mi sembra abbastanza scontato. Cioè, non li regalano solo a me, li hanno regalati anche ad altre ragazze per semplici collaborazioni. Nel mio caso, essendo la blogger ufficiale, perché ho partecipato a un concorso, bla bla bla, sono la blogger ufficiale, sono anche retribuita. Sono stata retribuita per la giornata al Cosmo Prof, ovvio, sono stata tutta la giornata lì. Vedrete in questo, non so tra quanto, perché ci sono dei problemini da aggiustare in questo video, vedrete un video con le interviste che ho fatto allo stand di Paola P. Quindi ovviamente, dico, a maggior ragione mi hanno regalato i prodotti, vedrete dei video. Per esempio, oggi ho fatto una prova a usare la palette, l'Africa Collection, perché volevo riprodurre questo trucco meraviglioso. Sto facendo dei tentativi, perché poi ci farò un video tutorial, diciamo, in cui faccio vedere come si può realizzare. Io non sono una truccatrice, devo ancora perfezionare alcune cose per quanto riguarda il trucco, perché è stato un po' un metti la cera, togli la cera, per citare Federica. Comunque, questo per dirvi che vedrete altri video caricati poi in là nel canale, altri ci sono già stati. Uno lo ricaricherò perché ho avuto problemi di copyright con le musichette di iMovie. Quindi magari lo vedrete ricaricato con una musichetta diversa. Questi sono tutti i video in collaborazione con Paola P Makeup. Io l'ho specificato poi ovviamente nel box informazioni, perché sono dei video che, come ho già spiegato, poi andranno nel loro sito, caricati nel loro sito tramite il mio canale. Un'altra cosa che volevo dire è che ci sto pensando su da un po'.
Per alcuni video l'ho già fatto, probabilmente lo farò per i video futuri, tranne in alcuni, disattiverò le votazioni. Ora il discorso è questo: a me non frega più di te, non è che mi interessi, le votazioni non mi interessano. Le votazioni, l'unica cosa che ho sentito, insomma, l'unica utilità delle votazioni è che si può finire in prima pagina di YouTube. Mai che mai io non ci voglio assolutamente finire nella prima pagina di YouTube, perché Dio solo sa quello che attira. L'unico video che, o comunque uno dei pochi video in cui sicuramente non le toglierò, è quello sulla coppetta mestruale, che ho visto è già arrivato a tipo 20.000 visualizzazioni, il che non mi dispiace, non per la visibilità in sé del mio canale, ma per un discorso di utilità, secondo me, di quel video, che inevitabilmente attira anche commenti stupidi, tipo ieri uno che mi ha scritto Coglione DM. Giusto perché arriva il bimbo minchia di turno che deve lasciare il suo zampino. Però secondo me quello è un video utile, quindi mi interessa che arrivi a tante persone. E lì le votazioni le lascio, quindi, perché secondo me è un video di pubblica utilità. Per il resto non mi interessano, non mi interessa perché non mi interessa finire in prima pagina, e non mi interessano perché onestamente, vi dico la verità, mi dà fastidio su alcuni video, lo spolliciamento in giù. Per farvi un esempio stupido, a qualcuno può sembrare stupido anche tutto questo mio discorso. Comunque, il video di me e Cristina, per esempio, che era un video puramente divertente e che per quanto mi riguarda è un video antidepressivo, perché sono stata benissimo con Cristina ed è stato divertente quel video. Quel video ha avuto parecchi pollici in giù, sinceramente mi girano le palle, perché cioè, come se qualcuno mettesse un pollice in giù a qualcosa di personale. Quindi, siccome non mi va di vederle, siccome io mi accorgo anche dei nick, perché ogni tanto controllo chi si iscrive al mio canale per vedere un po' che tipo è, perché ci sono molte persone che si iscrivono e l'ho letto con i miei occhi solo per trollare, tra virgolette, per mettere il pollice in giù e per rompere le palle a determinate persone. Allora, in questo modo, secondo me, disattivando le votazioni, spero, il mio intento è quello di fa smammare questo tipo di persone, cioè, così. Secondo me è un po' li si fa rosicare, no? Perché non possono spolliciare in giù, quindi a quel punto dovrebbero commentare, se ne sono in grado. Quindi questo è il mio intento. E basta, finito qua. Dato per dare giusto un po' di utilità a questo video, vi volevo fare vedere alcuni prodotti che ho finito, alcuni da un po' di tempo, altri hanno solo un paio di utilizzi e poi via. Vado un po' random, e allora, innanzitutto abbiamo finito questo dello struccante della Fior di Magnolia. Ve l'avevo già fatto vedere nei prodotti bocciati perché non hanno cambiato la formulazione, non è più come quello di prima. Non mi dilungo più di tanto, che vi ho già detto, basta, non lo ricomprerò. Questo è, probabilmente lo riciclerò, magari ne faccio uno a casa bifasico. Anche se non ne sento la necessità, perché mi trovo benissimo con l'olio di cocco puro così per com'è. Poi ho finito, dopo un sacco di tempo, questo qui, Delizia di Lush, che è un balsamo per capelli. C'è da dire che questo balsamo me lo porto dietro da un sacco di tempo, da quando vivevo ancora a Palermo, quindi un bel po' di tempo. Ce n'è ancora un po', ma è passato ormai tanto tempo, mi sa che è l'ora di buttarlo. Tra l'altro non so che durata abbia, comunque. Diciamo che a Palermo funzionava bene con l'acqua di Palermo. Con l'acqua di qui, che è molto più dura di quella di Palermo, non funziona bene. Poi, oltretutto, il profumo non mi fa impazzire, o meglio, è buono perché fragola è tipo fragola e panna, non so come farvi capire. Fragola e vaniglia. Che all'inizio è buono, poi però diventa stucchevole, almeno per il mio naso, quindi non lo ricomprerò sicuramente. Poi, altra cosa che ho finito già da un bel po', l'ho conservato solo per farvelo vedere, il gel alla Achillaia della Bottega Verde. A me questo prodotto, questo io l'ho ricomprato tante volte, penso tipo 5 volte, perché di per sé non mi è mai dispiaciuto. L'inci non faccio neanche vedere perché è terrificante, se non altro perché è aggressivo, perché effettivamente il suo problema è che è aggressivo. Tra l'altro io ero convinta che struccasse bene, se non che perché sentivo proprio questa azione bella sgrassante sul viso, ovviamente sugli occhi assolutamente no, anche se, perché qui dice viso e occhi. L'ho utilizzato ogni tanto, però un po' fastidio dà, quindi perché è particolarmente sensibile, secondo me se ne va a fuoco.
c'è di tutto, ragazzi, in questo liceo. Quindi, siccome, vabbè, dico, ho trovato alternative sicuramente migliori, quindi non lo ricomprerò per quello, però a me piaceva molto l'odore, e poi mi sono accorta che non strucca così bene, perché poi ripassando per bene con altre cose mi sono accorta che non struccava proprio a fondo, quindi in base al tipo di fondotinta non va sicuramente bene. Di tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso non ricomprerò niente. Poi questo qui, che anche questo è già finito da un bel po', è la nuvola struccante di Neve Makeup. Questa come mousse detergente è assolutamente ottima per il viso. Come struccante no, anzi ni, perché in realtà dopo aver visto un video di una ragazza di cui adesso mi sfugge il nome, lei fa vedere come si strucca gli occhi con questo. L'ho provato, effettivamente me li ha struccati. Certo, non l'ho provato con trucchi particolarmente intensi, con mascara magari particolarmente resistenti. Però devo dire che massaggiando, tra l'altro anche molto piacevole perché è delicatissimo, non mi ha bruciato gli occhi. La profumazione a me sembra quella delle creme depilatorie, per intenderci. Però non è così terribile. Me li ha struccati, onestamente non lo mi piace molto l'erogatore e penso che anche questo non va nella spazzatura perché è assolutamente riciclato per creare qualcosa in casa. Non lo ricomprerò sempre per lo stesso motivo di prima, perché magari non è un prodotto che mi ha esaltato più di tanto e preferisco provarne altri. Per esempio questa non ce l'ho più, la mousse di Bottega Verde all'aloe, fantastica. Assolutamente, tra l'altro, ecco, vi lascio il link giù nell'info box perché avevo fatto un articolo di confronto tra i due prodotti, tra questo e quello di Bottega Verde, che ha un inci assolutamente ottimo. Mi piace di più anche la profumazione, il prezzo forse qualche euro in più, però con le offerte si può prendere a buon prezzo. Anche questo non lo ricomprerò. Per rimanere sempre nella cura della pelle, vabbè, allora recuperiamo la crema alla rosa della Martina Gebhardt. Vi faccio vedere che rimangono un paio di applicazioni, 2-3 applicazioni. Assolutamente non la ricomprerò perché l'odore mi ha dato la nausea. Adesso la uso da un bel po' e come crema da notte assolutamente, e l'odore onestamente non riesco più a sopportarla più di tanto. Sicuramente molto ricca, molto ricca. Non che questo mi dispiaccia, però diciamo che essendo io ormai un'affezionata, come vi ho già detto, alla crema di giovinezza di Alchimia Natura per la notte, ho ricomprato quella, quindi questa sicuramente non la ricomprerei. Non vedo l'ora di finire quella alla melissa che sto usando, perché l'odore mi sta nauseando anche di quella. E basta, anche questa non la ricomprerò. Ultima cosa, non di make up, il burro cacao ai 4 burri dell'erbolario, che finalmente, grazie a altre 2 applicazioni, ed è finito. Anche se adesso, giustamente, adesso che la temperatura non è più così rigida, scorre meglio sulle labbra. Però, ragazzi, mi piace di più quello che mi faccio in casa. E mi piace di più l'altro, quello alla melaleuca, che sta finendo. Sta per finire pure quello, quindi poi ve lo faccio vedere magari in un altro video. Questo non lo ricomprerò sicuramente. Vi faccio vedere adesso un paio di cose di make up. 2 che in realtà non sono finite, ma dopo aver visto un video di Chiara Golden Violet di poco tempo fa in cui ne parlava, sono andata a rivedere tra i miei rossetti, perché ho ricordato di averne 2, e sto parlando di quelli di Maybelline, che sono i Color Sensational, ed erano l'Intense Pink 140 e, come caspita, e il Rosewood Pearl, questo qua, l'842. Perché? Perché praticamente sono accorta che sono scaduti. Ora, io ce li ho da un po' di tempo, però onestamente con i rossetti non mi era mai successo, soprattutto con rossetti che contengono schifezze e che solitamente si mantengono bene. Vi faccio vedere, a parte l'odore, anzi la puzza, praticamente non scrivono più, o comunque sono molto duri e pastosi, terribile, mi fa anche schifo mettermelo sulla mano, e quest'altro idem con patate, quindi stanno finendo nella spazzatura. Non li ricomprerò mai più, perché onestamente, ripeto, non mi è mai successo con nessun altro prodotto per labbra una cosa del genere. E poi faccio vedere invece 2 gloss che ho finito e quasi finito. Uno è questo, che è lo 01, numero non si legge più, della Line Extra Volume Lip Gloss di Kiko. Preleva adesso poco prodotto perché è veramente finito.
c'è pochissimo, ma comunque anche questo ce l'ho da un po' di tempo. Siccome non è proprio andata male, ma l'odore non mi convince più. Perché comunque avendolo strausato, apri e chiudi, è normale che poi possa, diciamo, un po' guastarsi. E l'altro è un Desert Glass di MAC, che è il Rags to Riches. Stupendi questi gloss. Credo che il prodotto non sia poi tantissimo, perché io non, è vero che l'ho utilizzato molto. Il problema è che quello che è rimasto qua in fondo ed è un po' difficile da prelevare. Questi gloss sono in assoluto quelli che durano di più di tutti quelli che abbia provato in vita mia, perché sono molto appiccicosi, però l'effetto che hanno sono spettacolari, perché hanno, soprattutto per, secondo me, a me piacciono molto d'estate, per la sera, per le sere d'estate con l'abbronzatura, eccetera, perché fanno delle labbra assurde. Ne ho un altro, quello ancora invece ne ho un bel po'. Comunque questo mi è piaciuto tantissimo. Sicuramente Desert Glass di MAC secondo me meritano. E basta, questi sono tutti i prodotti che vi volevo fare vedere. Prossimo video.